Ciao ragazze, ciao ragazzi, rieccomi, ben ritrovate nel mio canale. Questo è il mio secondo e ultimo video che faccio stasera, dopodiché scappo a mangiare anche perché ho fame, è tardi, quindi mi devo sbrigare anche perché la videocamera è quasi scarica. E stasera mangeremo le lasagne che ho fatto io. Ecco qui. Non si presentano benissimo, però sono molto buone. Già un po', vedete, qui non ce n'è più perché è stato Luchino che a merenda se ne è mangiato un pezzettino e poi stasera ne mangeremo un po' sia io che lui e poi magari aggiungeremo un po' di insalata, adesso vedremo un po'. Allora, piccolo dettaglio, come faccio sempre. Non so se vi ricordate, però tempo fa avevo fatto una review abbastanza lunga riguardo i prodotti top e flop per la cura del corpo con prodotti facilmente reperibili, tipo prodotti acquistati nei vari supermercati, Ocean, Carrefour, negozi tipo Kiko, Yves Rocher, ma anche prodotti high cost di alta profumeria, non solo prodotti low cost. E comunque vi linko qua sotto il video, il link del video nel box informazioni, e già che ci sono vi metto qua nel box informazioni il link del video mega review riguardo alla marca Erbolario. Anche lì vi avevo fatto vedere i miei prodotti top e flop per quanto riguarda la cura del corpo, e poi sapete bene che io mi dilungo a parlare, per cui avevo incluso anche profumi, profumini, prodotti per i capelli, per la cura del viso, però più che altro prodotti per la cura del corpo. In questo video, come vi avevo anche detto in più video, voglio farvi vedere i miei prodotti Avon top e flop, quindi quelli che mi sono piaciuti di più e quali meno riguardo la cura del corpo, e includerò solo i bagni schiuma, un prodotto intimo che tra l'altro fa anche schifo, creme, cremine e deodoranti roll-on e deodoranti questi qua fatti a spray. Non vi farò vedere prodotti per la cura delle mani, cura dei piedi, gli spray corpo della linea Naturals, quelli tutti profumati, fruttati e fioriti, e i profumi, perché poi farò delle recensioni a parte sempre più dettagliati, come in questo caso. Ecco, come ho già detto, i prodotti li ho acquistati io con i miei soldi, non sono stata pagata da Avon, li ho presi ovviamente con le promozioni e non sono presentatrice Avon. In questo video vedrete un sacco di prodotti finiti, perché comunque sapendo di dover fare questa recensione, man mano che finivo un prodotto lo mettevo via, e quindi inizio subito perché ho da dire un po' di cose. Allora, parto da un prodotto che non mi è piaciuto ed è questo qui, il Simply Delicate, che è un solo prodotto che ho acquistato di intimo. È un detergente a pH neutro alla camomilla ed è un 300 ml, l'avevo pagato sui 3 euro e qualcosa. Ovviamente il packaging è quello vecchio, perché adesso Avon ha rinomato un po', insomma, e ha rifatto i vari packaging di un po' tutte le linee, però vi posso assicurare che la consistenza e quello che c'è dentro alla fine è uguale, identico, per cui non cambia. Non mi piace perché è acqua, cioè la consistenza di questo prodotto è acquoso, è molto molto liquido, scivola dalle mani, nonostante comunque il profumo è molto delicato, però no, non mi piace, forse perché sono abituata al chili, al detergente intimo che trovate nei supermercati, Carrefour, Ocean, un po' dappertutto, anche ai mercati, costa poco e comunque trovo sia davvero molto 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 valido. Altro prodotto che non mi è piaciuto, e questo invece me l'aveva regalato una delle tante presentatrici Avon che ho cambiato durante questi anni, della linea Senses, ed è questo qui, Mystic Sensual e Romantic Shower Gel. Ecco qua, e lo boccio uno per la profumazione, perché ha un odore che a me per niente non è piaciuto, per niente non è piaciuto. E lo boccio perché la consistenza non è bella cremosa e in più ha questo colore sul rosso fucsia che, se non state attente, macchia un sacco la vasca, ma nel mio caso ha macchiato le fughe vicino alle piastrelle, una cosa assurda. Io ho provato anche a sfregare, a pulire anche con lo Chantecler o un qualcosa anche apposta per le fughe, per pulire le fughe, ma niente, per cui no, assolutamente ho avuto una brutta impressione. Già comunque la linea Sense, i bagni schiuma, non è che mi ispiravano tantissimo. Questo mi è stato regalato, l'ho provato, però per carità non mi è piaciuto. Passiamo invece a Bubble Bath, questi bagni schiuma belli cremosi, profumati, che io adoro tantissimo. Ci sono sia da 500 ml che da un litro, e a volte ci sono anche da 250 ml. Io li compro, non dico sempre, ma quasi, quando sono in offerta, magari quando c'è l'offerta 2x1, 3x1, oppure uno magari che costa 2 euro. Sono molto 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 profumati,
E comunque prendo questi qua da 500 ml perché mi piace cambiare. Io non sono quella che apre 500.000 bagnoschiumi alla volta. No, ne apro uno e poi una volta finito ne apro un altro. Così almeno non li faccio scadere, non si rovina la profumazione, li tengo bene, ecco. Cosa che faccio così anche con i profumi. Fortunatamente i bagnoschiuma, e solo ed esclusivamente i bagnoschiuma, li uso assieme a mio marito, per cui finiscono, non dico in fretta, ma quasi. E a lui questi bubble bath piacciono un sacco, più che altro per la profumazione. Si trova bene anche lui, nonostante usa il bagnoschiuma alla violetta, il bagnoschiuma alla fragola, il bagnoschiuma alla banana, il bagnoschiuma alla torta di mele, per dire. Non è quel classico marito rompicavolo che magari fa distinzioni: no, ma io sono troppo schizzinoso, voglio quel bagnoschiuma, quelli che usi te fanno schifo. Cioè, non è schizzinoso, anzi, lui usa tutto praticamente. Allora, questo qui è alla violetta, finito, molto molto buono, molto dolce come profumazione. Poi questo qui al giglio bianco, anche questo è finito. Tra l'altro l'ho utilizzato durante il periodo estivo ad agosto, quando ero a Caorle con Luca. Poi il sorbet, Strawberry Sorbet alla fragola. Questo non mi è piaciuto perché mi ricorda tantissimo uno sciroppo che utilizzavo io quando ero piccola. Tra l'altro, non erano ricordi, non sono ricordi belli, per cui no, non ricomprerò più. Poi un bagnoschiuma che ho finito a novembre, mi pare, è questo qui, il Soft Pink. Mi è piaciuto un sacco, bello dolce come piace a me. Assolutamente, ve lo consiglio. E mi ricorda tantissimo un bagnoschiuma che utilizzava mia mamma e che utilizzavo anch'io quando ero piccolissima. Anche lì, ricordi brutti comunque. E non mi ricordo quale, forse sapone di Marsiglia, no, spuma di champagne, una cosa del genere, comunque. Poi un bagnoschiuma che sto utilizzando in questo periodo con Luca e che a me fa schifo, mentre a lui piace tanto, è Vaniglia e Fico, che a parer mio non sa né di vaniglia né di fico, non mi piace proprio. Infatti lo metterò nei prodotti flop del mese di dicembre, perché è una questione di gusti alla fine, non mi piace. Poi questo qui, il French Lilla, non lo so, comunque sarà un prodotto, un bagnoschiuma fiorito. Ah, poi questo qui Sensitive, che è già il secondo che compro ed è buonissimo. E poi questo qui è all'anguria, watermelon, buonissimo, molto fresco, sa proprio di anguria e lo adoro come prodotto. Poi, della linea Naturals vi faccio vedere due creme corpo che mi piacciono tanto. Entrambe hanno una consistenza abbastanza leggera, ecco, non idratano purtroppo tutto il giorno perché non sono dei burricorpo, però lasciano comunque un profumo molto buono sulla pelle che però non dura tutto il giorno. Il primo è questo qui all'anguria, che ogni tanto, lo fanno vedere nel catalogo Avon. Ecco qui. E quando utilizzo questa crema, prima uso il bagnoschiuma, la crema all'anguria, vedete? Sempre all'anguria, e poi lo spray corpo della linea, sempre Naturals, però all'anguria, così so di anguria. E l'altro invece è questo qui, che è una lozione mani corpo al mirtillo rosso e alla cannella. È un profumo un po' particolare, consistenza sempre leggera che però non idrata la pelle. Altro prodotto che mi è piaciuto, anche questo ha una consistenza leggera, però ecco, questa a differenza degli altri due idrata tanto la pelle e la rende bella morbida, è della linea Avon Care. Io vi faccio vedere questo, che tra l'altro era in un'edizione speciale per la festa della mamma 2013 di quest'anno, però comunque c'è anche quello classico della linea Avon Care. Comunque davvero molto buono, e questo qui è per tutti i tipi di pelle, sì. E va benissimo per uso quotidiano, infatti l'ho utilizzato tutti i giorni. Questo purtroppo è finito. Comunque molto molto buono. E tra l'altro in questa linea c'era anche la crema per le mani e il burro di cacao. Io l'unico che non ho preso è il burro di cacao, per il resto li avevo presi sia la crema per il corpo che la crema per le mani. Poi passiamo alla linea Skin So Soft. Questa è la linea Skin So Soft, ve la faccio vedere meglio magari dritta, alla menta acquatica. Questa linea era uscita durante il periodo primaverile, forse, primavera-estate 2013, e questa linea ha un buonissimo profumo di menta, però non troppo forte, molto 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 delicata. E questa linea è composta dal gel corpo detergente e il gel corpo, scusate, il detergente corpo, che è un bagnoschiuma.
Allora, questo è il bagno schiuma, vedete? Body wash. Non ho da dire nulla perché, insomma, io sui bagno schiuma non è che vi posso dire chissà che. È buono, lava, insomma, è molto delicato, ve lo consiglio. È anche un buon profumo, come ho detto prima. E questo qui invece è un gel idratante. Ero scettica all'inizio perché non sapevo se mi poteva piacere o no, però vi posso assicurare che è ottimo e sicuramente l'anno prossimo lo ricomprerò, non tanto il bagno schiuma ma quanto il gel corpo, perché oltre ad idratare la pelle si assorbe subito, non appiccica come i classici gel che ho provato finora, e tra l'altro oltre ad avere un'azione rinfrescante sulla pelle, devo dire che va ad attenuare anche il prurito delle zanzare sulla pelle. Io sono un po' particolare, quando mi prude magari, che ne so, il braccio o la coscia, inizia a grattarmi e o faccio uscire il sangue o è talmente gonfia la parte che devo andare in pronto soccorso, perché sono fatta così, o altrimenti come alternativa devo fare gli impacchi di camomilla ed è un po' uno scazzo per me. Invece questo qui proprio va ad attenuare il prurito e mi piace. Io non so se avete visto durante il periodo estivo uno dei miei video dove praticamente vi facevo vedere la schiena, le braccia, le gambe, ero stracolma di morsi di zanzare perché ero andata al recinto dei cani che è qua vicino casa con la margottina per farlo un po' correre, e lì di sera insomma mi avevano massacrata. In faccia no, fortunatamente, mi sembra, però per il resto ero veramente un disastro. Mamma mia, si sta scaricando la batteria, mi muovo. Poi, della linea Skin So Soft, però questa qui, all'olio di argan, con il packaging sul rosa, devo dire che è una linea davvero molto buona, profumo molto 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 delicato, ed è composta dal detergente, quindi bagno e schiuma, diciamo bagno e schiuma, Lu, meglio. Bagno e schiuma, crema corpo, crema mani che ho lasciato di là, perché comunque, come ho già detto, prodotti per la cura delle mani ve li farò vedere a parte, roll-on per le ascelle e i vari oli, e per cui inizio subito. Il primo è bagno schiuma, body wash, buono, bello cremoso, mi è piaciuto. Dopodiché, altro prodotto che mi è piaciuto, e questo è uno dei miei must di Avon, è sicuramente il roll-on, che mi piace un sacco, dura, non macchia, non lascia gli aloni sulle magliette, fantastico. Altro prodotto che ho finito ed è la crema per il corpo da 200 ml, molto buona, idrata, mi piace e lascia anche un profumo molto delicato e dura davvero tutto il giorno l'idratazione, quindi anche questo è un mio must di Avon. E poi ho provato questo qui che ormai ho finito ed è l'olio perfezionatore di pelle da 150 ml. Io mi sono sempre trovata male con gli oli, però questo qui è favoloso perché va applicato su tutto il corpo, ma in particolar modo sulle zone, diciamo, dove c'è un po' di cellulite, dove si vuole un po' perfezionare la pelle, quindi nel mio caso più che altro cosce e glutei e un po' anche la pancia, perché no. Devo dire che è molto buono, va comunque a rendere la pelle più elastica e mi è piaciuto come prodotto, anche perché si assorbe subito, idrata tutto il giorno, non unge, non macchia, fantastico. E poi questi sono i due oli, ecco qua. Non mi sono piaciuti entrambi perché macchiano, non si assorbono mai, e poi cosa molto 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 strana è che sembra proprio come consistenza acqua, ma acqua proprio che scivola, non so come spiegarmi, non sono quei begli oli insomma compatti, non so, la consistenza non mi piace, e la profumazione sì è delicata, però non mi piace proprio come sono stati fatti, ecco. Questo è quello bifasico, quindi va agitato e applicato. Questo qui è proprio inutile, cioè potevano anche... Olè! Potevano anche evitare di farlo. E poi questo qui è l'olio secco ad azione rigenerante. Questo qua proprio zero, non mi è piaciuto. Poi, della linea Planet Spa Turca, ho provato tutti i prodotti. È una linea composta dal sapone nero, l'olio che mi sono dimenticata, porca miseria, l'ho lasciato in camera, vabbè, fa niente, comunque olio da bagno, una maschera rivitalizzante per il viso che ho iniziato, finito, buttato, e poi petali da mettere in bagno, però io siccome mi faccio la doccia
ho evitato di prendere questi petali che erano anche carini, tra l'altro belli colorati, perché comunque mi faccio la doccia e ho evitato di spendere soldi inutilmente, anche se comunque costavano poco, tipo 1 euro, 2 euro. Quindi vi voglio parlare del sapone nero e olio da bagno che ho dimenticato di là in camera. Allora, questo qui è il sapone nero ed è un 200 ml. Anche qua vi faccio vedere i packaging vecchi perché Avon ha rifatto i packaging, però consistenza e tutto il resto sono identici. Tra l'altro è un prodotto che non va utilizzato quotidianamente perché all'interno ci sono dei granelli che fanno da scrub. E io l'ho già utilizzato, sono già arrivata a metà e non mi piace. Cioè l'ho provato a utilizzare, ho provato a farmelo piacere, però niente, non c'è verso. Uno, perché puzza tantissimo di incenso. Io adoro l'incenso, lo utilizzo anche a casa, però l'odore è troppo 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 forte, cioè fa venire anche mal di testa. Due, non ha la funzione da scrub assolutamente, perché io ho una pelle molto secca e ho bisogno comunque di uno scrub con i granelli comunque abbastanza spessi. E tre, macchia in un modo assurdo la vasca da bagno, quindi se non state attente rischiate di lasciare gli aloni comunque neri. E poi macchia anche le fughe e anche la spugnetta da bagno. Io infatti la prima volta l'ho usato quella spugnetta da bagno e la spugnetta l'ho dovuta per forza buttare perché era tutta nera. Ho provato a sciacquarla, a lavarla con un sapone per le mani, ma niente, era rimasta nera. E poi altra cosa per il quale io bacio questo prodotto è che se non vi sciacquate bene, come diciamo ultimo risciacquo, macchiate, rischiate di macchiare l'accappatoio piuttosto che l'asciugamano. Cioè è odioso come prodotto, no, non mi è piaciuto. E poi sempre appunto di questa linea, l'olio da bagno, quello col packaging sull'arancio. Insomma, quello l'ho provato in tutti i modi, a parte il fatto che non mi piace perché puzza tantissimo, non di incenso ma di qualcos'altro, non lo so, un odore proprio insopportabile. Ma l'ho utilizzato per i capelli come maschera pre-shampoo, ma è troppo 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 unto come prodotto e va ad ingrassare tanto i capelli. Io lo utilizzavo sulle lunghezze, sulle punte, però niente, non andava bene sul mio tipo di capello. Dopodiché l'ho provato per struccarmi gli occhi, come faccio di solito con i vari oli dei provenzali, quindi olio alle mandorle dolci piuttosto che non lo so, olio di jojoba, però brucia un sacco. L'ho provato sul corpo, sia sulla pelle umida che asciutta dopo la doccia. Unge, macchie, vestiti, non si assorbe mai, cioè la pelle rimane proprio unta, no, uno schifo, quindi niente, prodotto assolutamente bocciato. Mentre la maschera per il viso, molto buona, quella sì, ve la consiglio. Petali da bagno, non lo so. Poi, roll-on per le ascelle della linea On Duty, questo qui ancora non l'ho provato, quindi non vi so dire se è buono o meno. Potevo anche evitarlo di farvelo vedere, però vabbè. E questo qui invece è il Light Bloom, che ho praticamente rotto, devastato, mi ha fatto schifo, in quanto macchia le ascelle di bianco e poi macchia anche i vestiti e le magliette, per cui no, e poi non dura tutto il giorno. Passando invece ai prodotti un po' più carini, più profumati, vi faccio vedere la linea Faraway, che io di solito compro in inverno perché la profumazione è bella intensa e va benissimo per il periodo invernale. Come ho già detto, è una linea che io non consiglio per le ragazzine, per chi ha 15 ma anche per chi ha 20 anni, perché a parer mio è una linea un po' troppo intensa. Forse il bagno schiuma, crema corpo, ok, ma il profumo io lo vedo per chi ha diciamo la metà, per chi ha 30 anni, dai 30 anni in su, ecco. Comunque vi faccio vedere i prodotti che ho provato io più volte. Allora, innanzitutto questo è il bagno schiuma finito, molto buono, bello cremoso e va utilizzato poco alla volta perché fa tanta schiuma. Poi, altro prodotto finito è la crema corpo, molto buona, profumata, il profumo dura tutto il giorno e idrata tutto il giorno, davvero molto molto buona e va benissimo per chi ha una pelle molto secca e va benissimo anche per chi ha una pelle molto 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 screpolata, alle ginocchia ad esempio, sulle zone secche, gomiti, buonissima. Poi roll-on che ho finito, vedete, ecco qua, finito, profumo vabbè molto molto buono. E sicuramente lo ricomprerò perché mi è piaciuto, non macchia, non lascia il bianco sotto le ascelle e dura. E poi lo spray per il corpo, che è buonissimo. Io questi spray li adoro, purtroppo non durano tutto il giorno perché sono comunque dei deodoranti, però mi piacciono, ecco, magari per uscire, per andare a fare shopping
o anche per stare in casa per chi ama profumarsi, questi vanno più che bene. Poi, sempre Far Away, però bella, faccio vedere questa lozione per il corpo, profumatissima, l'odore dura tutto il giorno e avevo preso questa crema corpo assieme al profumo che vi farò vedere a parte. Mi sembra che questo profumo qui era uscito quest'anno forse o l'anno scorso, però a periodo primavera-estate. Infatti la profumazione è bella, fresca, mi piace, per il periodo primavera-estate va più che bene. E all'interno c'è la succosa clementina italiana, fiore di magnolia cinese e accenti di fava tonka brasiliana, molto buona. Poi, altra lozione crema corpo profumate, questa qui, l'Outspoken by Fergie, di cui ho anche il profumo, ve lo farò vedere a parte. Questa io la utilizzo più che altro in inverno perché è molto dolce. All'interno c'è frutti di bosco, note floreali e accenti neri cuoiati. E assieme avevo preso anche il deodorante che ho praticamente finito. Comunque, molto molto buono, sia il deodorante che la crema corpo. Poi promuovo City Rush, questo è il bagno schiuma e questo è la lozione profumata per il corpo. E all'interno c'è la prugna e sofisticata dahlia nera, non so che cosa sia, penso sia un fiore. Comunque è una profumazione che vi consiglio più che altro in inverno. Poi quando parlerò di profumi vi spiegherò un po'. Secondo il mio punto di vista, e poi ognuno può fare quello che vuole con i propri prodotti. Poi ho finito da poco il Roll-On Celebre, o Celebre, molto buono, mi è piaciuto, non vi so dire molto sui Roll-On, comunque molto buono, e il deodorante, questo qui mi era finito già da un pezzo. Mi sono trovata bene, anche se in generale la linea Celebre su di me non dura tutto il giorno, infatti soprattutto il profumo lo utilizzavo ogni tanto per il giorno, ecco, per andare a lavoro e soprattutto durante il periodo primavera-estate perché la profumazione è fiorita ed è molto leggera. Poi vi consiglio Pur Blanca, deodorante roll-on e deodorante a spray, ho anche il profumo a parte, vi farò vedere a parte. Profumazione ottima per il periodo primavera-estate perché è bella fresca. Vi consiglio anche il Soft Mask, io ho solamente il deodorante senza lozione corpo, molto molto buona. Mi è piaciuto parecchio, ormai è finito. Poi un altro spray fatto così per il corpo che si chiama l'Infinity Moment. Boh, mi sembra molto la pastiglia per il mal di testa, Infinity Moment, vabbè, buono. E poi tre prodotti che non fanno più, però ve li faccio vedere lo stesso, sono Sexy Chic e Glow Chic, questi due deodoranti, non so se ve li ricordate, fatti così a spray, molto molto buoni, mi piacevano dolci, alcuni erano belli freschi, mi sono durati veramente poco perché erano talmente buoni che facevo così, ed era quasi finito già alla prima applicazione, ero già arrivata a metà, quindi. E l'altro prodotto e ultimo è questo prodotto scintillante Spotlight. C'era anche il profumo che io non avevo acquistato, questo però l'avevo preso 3 anni fa forse, 4 anni fa, ed è praticamente un gel corpo scintillante, l'avevo preso periodo estivo, perché comunque con l'abbronzatura volevo un prodotto comunque con dei glitterini, avevo preso questo perché all'interno ci sono brillantini dorati, che secondo me con l'abbronzatura vanno più che bene, e inoltre aveva anche un'azione idratante, nonostante era un gel, comunque idratava molto bene la pelle. Ok ragazze, questo è tutto, vado a magnà, spero che questi prodotti vi siano piaciuti e siano stati comunque utili, fatemi sapere se avete provato qualcosina, datemi dei consigli se avete provato altro, io vi mando un enorme beso e ci vediamo sicuramente al prossimo video, ciao!